Allora, continuo le interviste on the road. Addirittura quest'oggi siamo in provincia di Potenza, a Vietri per la precisione, il paese natale di un allenatore che qui è molto stimato. Si tratta di Innocenzo Natiello. Benvenuto, Innocenzo. Salve. Da 3 anni alla Beretti del Melfi, adesso in attesa di una chiamata importante, anche se c'era stato qualche contatto con la Vultur, una squadra molto importante della zona, sia per la sua tifoseria che per la sua storia calcistica, ne promossa in Serie D. Anche quello è un discorso legato probabilmente alla Juniores Nazionale. Innocenzo, che però segue le vicissitudini di tante squadre e ha seguito in quest'ultima stagione il girone H, in particolar modo con le squadre laziali che erano impelagate soprattutto nella lotta per non retrocedere. Allora, Innocenzo, innanzitutto ti chiedo, per parlare del passato, questo girone H che è finito da circa un paio di mesi, soprattutto questo Serpentara, come l'hai visto, dove se l'hai potuto vedere, e conosci anche Proietti, se effettivamente c'è una speranza di ripescaggio secondo te, visto che segui attentamente tutto il movimento, e poi parleremo anche del presente e del futuro. Guarda, per quanto riguarda il Serpentara è stato veramente un vero peccato, anche perché l'ho vista giocare almeno in 4 occasioni e sinceramente tutto sembrava tranne una squadra che doveva lottare per vincere, e tant'è vero che è l'unica squadra che non ha perso nemmeno i play-out. Dispiace per l'amico Maurizio Proietti perché aveva, da novembre in poi aveva fatto una gran bella squadra. Purtroppo una partita andata male, è stato costretto a fare i play-out e poi il girone 43 punti, mi sembra, 41, 46, 41-42 punti, fare i play-out quando mi sembra 46-47 hanno fatto i play-off. Quindi poi quello che dicevi prima pure tu, il girone H è un girone che fa paura, un girone con squadre che hanno fatto. Addirittura qualche squadra ha fatto anche la Serie B, Taranto e roba varia, quindi sinceramente è un girone molto 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 difficile. Dove tra l'altro, scusami ti interrompo, forse non doveva neanche essere inserita, no, il Serpentara, perché l'anno scorso c'è stata qualche polemica, soprattutto per Serpentara e Aprilia, che erano la Serpentara provincia di Roma, Aprilia a 30 km da Roma, ma sono state inserite in un girone con trasferte dei 1500 km del ritorno. Ma Forse anche quello ha penalizzato, no, infatti la compagine. questo commentavamo anche con Maurizio, che è stato molto strano il fatto che l'hanno inserita in questo girone, che poi è un girone che molto probabilmente all'inizio non erano attrezzati per farlo. Poi quando l'ha sistemata la squadra ha dovuto sempre rincorrere, quindi quando rincorri mi insegni che è sempre un pochino più difficile. Senti, tra le altre squadre c'è anche il Picerno che ha grosse possibilità di essere ripescato. Picerno che anche in quel caso mi sembra che si sia svegliato un po' tardino, però probabilmente traendo anche benefici dagli errori del passato potrebbe in Serie D quest'anno, se fosse ripescato, fare un campionato differente. No? Mi sembra anche la rosa che stanno allestendo col Picerno sia già una rosa differente rispetto a quella che si è apprestata a disputare la Serie D l'anno scorso con Mister De Pascale, se non sbaglio, che poi ha avuto anche lui qualche problema, un po' tipo il Serpentara, no? Sì, praticamente sono stato quasi uguale le vicissitudini tra Serpentara e Picerno. Picerno molto probabilmente se avrebbero preso Arleo prima, ero convinto che l'avrebbe salvata. Parliamo di un allenatore che ha fatto la Lega Pro, ha vinto un campionato di Serie C2, io sono stato un suo calciatore, quindi lo conosco benissimo, un allenatore che conosce la categoria, conosce le squadre quindi, e prepara benissimo le squadre. Quindi molto probabilmente se l'avevano preso prima, Potrebbe secondo il mio modesto essere parere, sarebbe stata un'altra storia. Adesso stanno attrezzando la squadra perché loro sono sicurissimi che vengono ripescati. Poi hanno la fortuna di avere il presidente americano che non bada spese, quindi vuole fortemente l'interregionale. Quindi io penso che anche la Lega Nazionale Dilettante farà leva su questa cosa. Poi hanno un'altra storia. Senti. anche un ottimo stadio e Sì. hanno il settore giovanile, che non è una cosa di poco conto. Senti, visto che parlavamo di Maurizio Proietti prima, spiegaci perché conosci Maurizio Proietti. Sappiamo che probabilmente l'anno scorso tra i vari giocatori chiamati da Maurizio c'era anche Natiello, non eri tu, ma era tuo figlio che poi invece ha giocato con la Vultur, no? Sì, ci siamo conosciuti con Maurizio perché mio figlio doveva andare al Serpentara quando c'era ancora Lucidi. Mio figlio veniva dal Melfi, dalla Beretti del Melfi, 96, centrocampista. Poi non se ne fece più niente, l'intermediario non lo so. Poi ci fu l'esonero Di Lucidi. di Lucidi e ci conoscemmo con Proietti, ci conoscemmo proprio a Picerno.
ci conoscemmo a Picerno e la settimana dopo... Aspetta, lui... mi sembra le dimissioni di Lucino, l'esonero. Questo non mi ricordo. No, dico perché già ho detto anch'io in trasmissione sì. L'esonero, lo stesso mister mi ha ripreso. Quindi va bene, dopo che non c'era più Lucidi, con l'evento di Foglia Manzilli fece salire mio figlio su una settimana, poi per scelte tecniche dell'allenatore, perché a centrocampo preferiva giocare con tutti over, mio figlio andò via, però è nata un'amicizia con Maurizio Proietti, anche perché abbiamo degli amici in comune, è nata un'amicizia dove ci scambiavamo delle informazioni, cioè. E roba varia, quindi poi una persona che è molto molto competente, Maurizio. Infatti so che era stato anche ricercato in quest'estate da un'altra società pugliese per andare a lavorare, è rimasto fedele al Serpentara, adesso cercherà di allestire, vedremo se è una squadra per la Serie D o per l'eccellenza, vedremo se riuscirà veramente a fare un altro miracolo, perché ancora non si sa quale categoria farà il Serpentara. Detto questo, e cosa pensi invece nel possibile girone H? Non sono ancora usciti i gironi, soprattutto le squadre lucane che andranno a affrontare la prossima Serie D, quelle sicure, la Vulture neopromossa, Potenza e Francavilla, soprattutto la Vulture, come vedi questo nuovo organico costruito dalla società bianconera? Guarda, la Vulture io la sto seguendo un pochino, anche perché, come dicevi prima, ho avuto un contatto dove dovevo fare il settore giovanile, poi non si è concluso per vari altri motivi. La Vulture ha messo su una buona squadretta dove secondo me si possono salvare tranquillamente, hanno preso sia gli over sia gli under, hanno fatto un mix giusto, l'allenatore è competente, c'hanno un grande pubblico, perché un pubblico come quello di Rio Nero in Basilicata sinceramente non esiste, ma anche in altre nelle regioni limitrofe. E Potenza purtroppo è una realtà che non si riesce a capire, i giocatori non riescono a mettere sulla squadra, perché i giocatori praticamente gli dicono sì oggi e domani saltano, non vanno. Il Francavilla si conferma solo ed esclusivamente una grande squadra, una grande società, tra parentesi, cioè, conosco la famiglia Cooper, una società seria, una società, e penso che faranno bene anche quest'anno, anche perché la squadra che hanno messo su è una squadra di tutto rispetto. Ti noto con piacere che qui a Via di Potenza ci sono ancora i ragazzi che giocano in mezzo alla strada col pallone, cosa che raramente si vede in città. Tra l'altro uno di questi giocatori indossa anche una maglia del Picerno, quindi a proposito, è uno della mia scuola calcio, del Pietre. Rimaniamo quindi sempre in tema calcistico. Senti, per chiudere invece, eccellenza lucana, che vedrà quest'anno alle nostre di partenza 2-3 squadre che vogliono salire, tra queste un paio sconosciute ai più, perché probabilmente non hanno mai fatto questo tipo di categoria, parliamo di probabilmente il Senise, no? Real Senise e l'altra, il Grumentum Villa d'Agri. Vabbè, parliamo di società che negli anni passati hanno fatto, il Senise ha fatto anche l'Interregionale, quindi ricordo bene perché è stato il primo anno che ho fatto anche io l'Interregionale 86-87, quindi Senise ha ottime tradizioni. Il Villa d'Agri comunque ha fatto anche il Villa d'Agri, ha fatto l'Interregionale per 3 anni di fila. Questo lo ricordo, sì, era sì, solo sì, Villa d'Agri. Solo Villa d'Agri, sì, quest'anno hanno fatto questa fusione. Praticamente quest'anno non ci sono, tipo l'anno scorso, Metapontino e Vulture che hanno fatto il vuoto dietro. Quest'anno si è livellato, diciamo, non in basso, ma si è livellato il campionato, dove praticamente in Basilicata ci sono dei problemi economici. Quasi che nessuno vuole vincere il campionato. Però le squadre che diciamo si stanno attrezzando un po' di più è Senise, come dicevi tu prima, ma io penso che poi alla fine la squadra che verrà fuori, io penso che sarà Loppido. Questa intervista la rivedremo poi a fine anno, così vedremo se vediamo ci avrai preso anche quest'anno. L'anno scorso ci ho preso con la Vulture, quindi... Non era facile perché c'era il Metapontino che comunque, infatti io come ogni che anno... se la giocavano tra le due, però la Vulture era quella che... il pubblico faceva da 12° uomo. Adesso infatti sono curioso, guarda, di vedere se il pubblico come risponderà, sono sicuro alla grande, il pubblico di Rio Nero, e soprattutto di vederlo poi in partite dove ci saranno anche tifoserie avversarie numerose, Bisceglie, Manfredonia e via il Potenza nel derby, sono anche gemellate, tante situazioni interessanti, e l'entusiasmo sarà sicuramente tanto, perché poi mancava da oltre 20 anni la Serie D a 20, 22 quindi. Anni per la precisione, sì. Innocenzo, qui dalla vallata della tua cittadina, una visuale, un panorama bellissimo, ti ringrazio, ti saluto, segui sul canale YouTube ovviamente tutte le interviste, perché sicuramente troverai tante altre interviste interessanti, anche soprattutto della nostra regione del Lazio, ma personaggi che probabilmente conosci, ho sentito che conosci anche Sandro Pocheschi, con cui hai fatto il corso. Con Sandro abbiamo fatto il corso insieme, siamo stati 8 settimane insieme. E poi ogni volta che vedo da queste parti lo vado a trovare. Ah, sicuramente quindi... per Melfi Unifusano Fondi andrei a trovare Sandro Pocheschi. Grazie Innocenzo, in bocca al lupo. Prego. E buona stagione.
Crevit.